Obiettivi ambiziosi, ambiziosi perché ambizioso, è ambizioso il settore. Un settore ormai negli ultimi anni, perlomeno da dopo la crisi, è un settore sicuramente che è in grave difficoltà, un settore che ha smesso purtroppo, suo malgrado, di far crescere l'economia, perché l'economia era veramente trainata, dal settore immobiliare. L'obiettivo è di certo quello di riunire parlamentari trasversali, quindi di tutti i partiti, e di tentare di andare oltre le legittime ideologie, le legittime posizioni, per tentare di far ripartire l'unico settore che possa esistere, che ha un coefficiente di moltiplicazione tale da poterci permettere la ripresa. La ricostruzione è sicuramente una voce in genere, se poi parliamo di terremoto è ovvio che si parla di ricostruzione e veloce. La parola veloce vicino a terremoto e ricostruzione delle volte ci fa un po' rabbrividire, perché solo nel terremoto dell'Aquila fu possibile, purtroppo in questi ultimi avvenimenti ancora siamo molto ma molto indietro. Altra grossa difficoltà è sicuramente che queste persone stanno pagando dei mutui su delle case che chissà quando riavranno, quindi dei mutui su delle case fantasma. Ci sono tanti settori collegati a quell'immobiliare che sembrano essere distanti, ma invece che sono assolutamente fondamentali e che noi dobbiamo monitorare. Intanto abbiamo lavorato, siamo in piena finanziaria, quindi abbiamo lavorato portando come dire, all'attenzione del governo una serie di emendamenti forniteci dalle quattro associazioni di categoria che si occupano di questo settore. Non abbiamo avuto una gran fortuna, a dire la verità. Ritenteremo al Senato, perché è già passata di là la finanziaria, e speriamo che ci venga concesso un qualcosa di più, non ci, a tutti, a tutta l'Italia, perché ne abbiamo assolutamente bisogno. Dobbiamo fare in modo che l'italiano ritorni ad acquistare la casa e vederla come bene rifugio, come è stato negli anni nella storia italiana.